Oggi è venerdì 2 febbraio e siamo in partenza per un nuovo vlog. Good morning, Vietnam! Cos'è il mio sacco di lauri? Non imbarco, Teodoro non si sa perché fermo i passaporti. Siamo alla final call. Ho fatto un 3B cookie che... Forse ne arriva a Dubai. Andiamo a recuperare la nostra valigia. Downtown Dubai, siamo solamente noi e il Burj Khalifa. Sì, bello. Non la vendono la birra? Ma certo che no. Dubai Mall, le piste da sci. Dubai Marina, che menta porco, che effetto fai a casa. Però è uscito anche il Sun. È arrivato un chilo di carne afghana. Non si può ripetere il vlog. Appena stattiere dal guidare sulla metro perché c'è una cabina solo per donne e bambini. 36.000 passi, sono le 8 di sera. E no. Vuoi partecipare al vlog? Hi. Hey. Hi. Hi. Hey. Hey. Ciao. Hey. How are you? C'è il bidet. Datti un contegno. Pronti per questo volo da 7 ore per Ho Chi Minh. Io sto guardando Oppenheimer, guardi te, segreto. Momento utilità per chi viaggia, questo gadget top, così invece che usare le loro cuffie puoi usare le tue. Tu lo sai come è fatto un bignè? Sa dire è il criso, è il curry. Col pollo c'era anche il pollo. Ma che muce zente. Siamo arrivati. Siamo noi. No, non è vero, non era per noi. 30 gradi. Abbiamo già preso la sim, pagata 13 euro. Nostra camera da 35 euro a notte, bellissima. C'è anche la vista su Teodoro che fa la cacca. Ho chiamato un taxi motociclette. Ciao. Ma è gran bike, la sala scooter o mi ha tolto una bicicletta? È arrivato il mio taxi. Niente, si aspettava Mattia ma ci aveva fretta. Inseguite quello! Quello è Matteo. Dovrebbe essere qui dietro. Secondo me questo è tipo un naso di maiale. Bello. Assortito. Saranno 10 minuti e camminiamo in mezzo ai fiori. Tutte piantine che vorrei adottare. Guarda, c'erano i monolocali anche. Siamo arrivati alla Bui Vien Walking Street. Sei sicuro che hai provato il volo giusto? Senti l'ansia che inizia un po' a salire. Allora, abbiamo trovato il volo, c'è. Il problema è che è in ritardo di 5 ore. Cambio di programma, facciamo un giro ad Ho Chi Minh. Visto che non ci hanno fatto andare in Cambogia. Museo dei residuati bellici. Ma te non lo utilizzi quello. E anche la buona azione di oggi è stata fatta. Alla fine di Gladan Calù. Oh, ci hanno appena inculato. Vuoi fare ciao al vlog? Digli ciao vlog. E là lo Saigon Skydeck. Non so se è più vecchia la motoretta dove siamo o chi la guida. E da qua si vede tutta Saigon. Se non ci fosse il coriandolo anche dentro l'acqua non sarebbe male. Questa è piazza di Spagna. Non credo di Spagna. Abbiamo anche il tempo di fare un po' di shopping. Questa è Notre Dame di Saigon, che però è in ristrutturazione. Questo ho scoperto che è l'ufficio postale. Quindi puoi scrivere le letterine e spedirle. Finalmente siamo sull'aereo, sono le 6 di sera. Per 5 euro abbiamo comprato anche qua due sim in Cambogia. Mi sono portato anche il telefono che tiene ben due sim e qua dentro ci mettiamo quelle italiane. Prenotiamo il Grab. Keodara, anding! What you shot? What you want? They have car. If you want a short car, you have to buy the car. You buy the cow? Yes. The cow. Trovato, ragazzi. Tu non spari un bel cazzo di niente, te lo dico io. Cameretta qui, vista piscina. Ti è costata ben 75 euro per due notti. Eccolo qua, in arrivo il nostro mezzo. Su Grab, ma è bellissimo. Guarda che c'è anche panca. Ciao, panca. Adesso troviamo anche Beppi. È uguale a panca. Non so se c'è anche Beppi. Camminando verso Pub Street. Stiamo facendo fare un massaggio ai piedi. Dopo tre aerei e 100 km fatti a piedi in 4 giorni sarà felicissimo di toccarmi i calli. Abbiamo indotto una riunione di condominio per cambiare 50 euro in strada, è venuto anche il sindaco. E ce li ha. Un nuovo giorno, stiamo andando verso l'Angkor Wat. Nostro taxi Pen Cavalier. Wow.
Wilde e Indiana Jones. E ragazzi qua cominciano a fare le foto dal parcheggio praticamente. Cioè, siamo arrivati in questo monumento storico che sentivo particolarmente vicino per la sua storia. Siamo arrivati nella parte della giornata che si chiama Vai a toccare gli animali. Una scimmia zanna Matteo. Vai Matte che andiamo all'ospedale. Manda avanti il bambino. Fammi una foto. Qua ce n'è una che qua. Tieni questi. Ah, e queste. Rubagli qualcosa. Oh, che cazzo ventilatore da collo. Tanto Matteo qua sta cercando di farsi mordere da una scimmia. Prova a tirarla. No. Allora, per fare gli intelligenti stiamo ascoltando un podcast. Quella che abbiamo appena attraversato là dietro in realtà era solo la cintra muraria, mentre quello dovrebbe essere il tempio principale. Lo sto evaporando. Sì, c'è un bel caldo. L'Angkor Wat è l'edificio di culto più grande del mondo. Tempio che ha impiegato 32 anni per essere costruito, 50.000 operai, dicono, è alto 65 metri, basta, non ricordo più cosa diceva il podcast. Tal chi l'Angkor Wat. Bam! Sto inciampando. Occhio, occhio, carico pesante. Devi rimanere fuori perché ha la canottiera. Scalare questa scala. Molto bello da qua. Allora, c'è Matteo che è partito di corsa per tornare dove era seduto. Pien. Certo che me l'hai ridata. Questo è Angkor Thor. My name Pan. Pan. Yeah. Ok, Pan. To kill the rabbit. I pipistrelli. Si stai cagando in testa. Che bello. In acqua si picchiano, cioè sono come noi. Cioè tu. Come te, coglione. Occhio a te. Ci sono le porte basse. Non vorrei che scheggiassi le tue protuberanze. Sembra la reggia di Caserta, però asiatica. Sono questi terroni. Mani? Ho chiesto dove potevo lavarmi le mani e Tomo. Ho risolto il problema in effetti. Ma un piccolino. Bonnie, fai vedere la lavastoviglie dove è andato fuori le posate. Devo dire che... Oh, eravamo lì. Bene, buon appetito. Oh, Matte, abbiamo sbloccato un nuovo mezzo. Il rimorchio. Una bestia, abbiamo un cambogiano. Posso dire che esista da papa su questo carretto qua? Da Prom è il tempio qua in Cambogia in cui hanno girato Tomb Raider. Tirarci il dito. In quella ragnatela. Ho fatto un sacco di alberi. Mi piacciono gli alberi. Un palla. Oggi che facciamo delle robe troppo intelligenti. Aspettiamo a prendere il polpo. Siamo arrivati al market dove c'è un sacco di roba da comprare. Il gamberet. Proprio quelle. Proprio quelle. Turn left. A sinistra, figlio. Left però. Left. L'altra left. Devi dirglielo in cambogiano. Left. Oh, mentre io ho fatto un bagnetto in piscina, giustamente Teodoro sta espiando le sue colpe. Ciccione! Va bel. Yeah. Ristorante che si chiama Khmer Taste. Ma comunque c'è un chicken burger per $1. Questo è uno dei ristoranti veramente più economici che ho visto. Il tavolo complessivamente costa qualcosa come 7 euro. Non potevamo non provare le rane. Le rane sono i dinosauri. Le rane. Allora, l'ultima volta che ho toccato a biliardo in vacanza, mi hanno chiamato il telefono. Derivano delle smanate di soldi nel rispetto degli standard igienici internazionali. Un succo di platano. Non riusciamo a realizzare il sogno di Matteo. Hanno chiuso da una settimana questo poligono di tiro e quindi Matteo non può sparare. Why? I don't know too. Non ho bisogno di dire al parquet. Che peccato, Matteo! Ma vaffanculo! Alla città galleggiante di non mi ricordo dove, eh? Campolonglu. Spariamo la merda addosso! Ora siamo arrivati a Goro! Vuoi fare un tuffo lì? Vi direi! Quello. Stampata. Belli però, il coccodrillo. Fallo. Non gli frega un cazzo. Questa città su palafitte dispone di un avanzatissimo sistema fognario che consiste in un tubo che arriva direttamente nell'acqua. Qua dentro ci pescano anche. Fiodor, vuoi farci il bagno? No, grazie, eviterei. Siamo arrivati all'aeroporto di Siem Reap. Ex en sol nu. Primo impatto con l'aria di Hanoi. Una merda. 15 gradi e pioggia. Allora,
bello, ci hanno fatto un tè di benvenuta, siamo arrivati qua con il nostro piano. Sono già quasi le 11, siamo venuti a mangiare lo street food. Poi ci sono due cose che mi hanno colpito: i fornelletti sui tavoli e le rane. Però sei d'accordo. Facile ordinare in Asia. Questo qua. Ok. Sì. Che bello, arriva l'anatra. È un piccione. Un cazzo di piccione. Porca troia. Sul rooftop mi ricorda dove mi hanno rubato il telefono. Andiamo ad esplorare Hanoi. Hanoi 2, Hanoi. Che ragazzi va. Questa è la via del treno. Che passa però alle 11. Però proviamo questo cioccolato rotti. Profuma sta cosa. Buono. Questo era un pin che avevo nella mia mappa, che è il The Note Coffee. Anche pieno di post-it. Voi veniteci, noi andiamo in un altro bar perché mi ha già rotto le palle. Qua il clacson è un... Ci sono! Stavano schiacciando. Stiamo aspettando gli egg coffee, sta facendo lui. Ero un po' scettico sull'egg coffee. Vabbè. Le boom, le boom. Comprate i ticket per andare a vedere l'isoletta in mezzo al lago. Ma è proprio bello, bello, bellissimo qui. Domani è il capodanno cinese. Mi sei passato una storia diretta. C'era un cinese in live e gli sono andato nel video tipo... Ah, perché appena saltava. Un bambino cinese è appena passato da tutti gli altri. Mi ha fatto stramale, tra l'altro. È proprio passato... Perché? È quello lì il bambino. Allora, uno ha appena tolto una scarpa a Matteo. Ha tolto una scarpa a tradimento. Ah, te la giusta, te la giusta. Ma che bomba. Beh, me le faccio fare anch'io. Colette, contacco. Gomma nuova. Niente, abbiamo dovuto questionare anche quello scarpino, che era ovvio che volesse qualche cosa, ma non ci aspettavamo così tanto. Allora, ci hanno perquisito per entrare in questa piazza. Tutto sto cazzino pa' sta cacà. È il tuo tempio comunista. Questo è il mausoleo di Ho Chi Minh, come poteva suggerire anche la scritta Chu Tik Ho Chi Minh Vidai Song Mai Strong Su Ngiep Qua Giunta. Hai ragione. Dietro il mausoleo c'è la pagoda. Ma questi pomeli qui giganti. Madonna. Signore Murtadeo. Pranziamo in questo posto molto typical dove ci hanno detto che non possiamo scegliere, fanno quello che vogliono loro. Vabbè. Tanto ci ha portato questo. Comunque secondo me qua siamo a casa di qualcuno, perché il bagno c'è, ma ci sono anche gli spazzolini. Allora è questo il cibo. Cerchiamo di scegliere le cucchiaio meno ciucciato. Guarda che belli. Belli. La pulizia di questi è data da quella lavatrice. E poi arrivano qua. La speranza ora è che i 16 miliardi di fermenti lattici del lactoflorene che mangiamo quotidianamente possano difenderci. Ah, non lo so, se hanno il bazooka il lactoflorene ci darà una mano, se no mi sa che oggi è difficile. Allora, questa chiesa dovrebbe essere davvero Notre Dame. Una settimana in pieno pentimento, abbiamo pensato di venire un po' a consumare qualche caloria. Uno mi ha appena tossito in faccia. Sì, non è una figata se uno mi tossisce in faccia comunque. Siamo tornati a mangiare qua. E come tutte le sere, ordinare da mangiare è una fatica immane. È arrivato il pot. Eccolo qua il nostro piatto di roba da mangiare. Duke, fai ciao al vlog. Duke ci ha aiutati perché noi non siamo molto abili. Fatti bravi. Possiamo dire che è rimasto solo il gambero. Una città super viva. Allora, ci sono venuti a prendere questa mattina con il nostro pullman. E sembra una business class. Allora, Theodore, secondo me la qualità della crociera la noti anche dai pullman. Noi ci abbiamo quello là verde, che bello cazzuto. Questi qua secondo me gli danno i remi a fare la crociera. Perlificio questo. Ma uno, quando fa l'ordine all'isusto per prendersi un van da 200.000 euro. Io lo voglio marron. Però noi ci abbiamo la ritta. Guarda quante stelline che c'ha. Speriamo di non avere un rimpianto, perché quella era una delle nostre scelte. Siamo arrivati alla nostra Rita Cruz, in cui tra l'altro è ancora Natale. Sì, ciao. Oh, sì, ciao. È grande però. Thank you. È il momento del pranzo. Carmo. Nostra cameretta VIP 300 DOS. Com'è le nostre camere? Che bellettone. La doccia però te la fai con la tenda chiusa. Eravamo qua, se siamo in spinta. Io vengo a farlo Tai Chi domani. Full experience. Allora sono un po' invidioso perché il nostro pilota qua, ok, non canta, invece lo suo sì.
Signori, due signore si sono arenate, ma noi abbiamo l'eroe che stavamo cercando. Adesso le ribalta. Lasciati a dormire. Un po' di palestra con vista. Sei un coglion de merda. È il momento delle piaure in barca. Anche la cooking class. C'è anche Beppi. Ha una manualità invidiabile, questo è la prima volta che lo fa. Dai, facci vedere. Alla prossima Masterchef. Da qua, cotto e mangiato, magnalo. Siamo arrivati a tavolo alle 7 e 17, erano già spazzolini perché abbiamo dato di 2 minuti. Che utilizzo vorresti dare? Questa maracuja. Questa? Ti ci puoi lucidare anche la... 2 birre. E 3. Ed è messo così. Siamo noi, loro e nessun altro. Niente, comprare qualcuno. È il tuo, Theodor. Fishing ai calamari. 6 nazioni, vista, baia e una birrina. Capodanno cinese! L'anno del dragone! Sono le ore 6.05 e siamo venuti a fare Tai Chi, ma ci siamo solo noi. Poi ti allonga la mattina. Io ieri avevo predetto che stamattina alle 6.30 al Tai Chi non ci sarebbe stato un cane. Siamo io, te e il buon John che adesso alle 3 per il Capodanno. C'era anche la possibilità di fare un po' di kayak stamattina, ma non l'abbiamo colta. Dato che tra poco dobbiamo sbarcare, hanno deciso bene di darci un bel early lunch delle 9.45 di mattina. Com'è matto questo pranzo delle 9.45? Siamo in attesa di capire se il nostro aereo esiste per davvero, perché questa Viet Travel, siamo qua da mezz'ora e non è ancora aperto. Bello, in questa lounge anche la doccia. Ora non è per fare lo sborone, però la lounge devo dire che è un benefit di quelli che, se viaggi tanto come nel nostro caso, se prendi 8 aerei, fa veramente la differenza, perché ti puoi rifocillare, c'è il buffet, ti riposi, c'è la wifi veloce, devo dire che ne vale la pena. Guarda che bel posto che ci è andato, siamo io, lui e la porta. Siamo arrivati in hotel ad Anang. Con 20 magnifici euro si può acquistare questo set e i tuoi te lo grigliano. 6 nazioni. Nel peggiore bar de Caracas. Il tempo è ancora incerto, abbiamo portato a lavare la incerto, nostra roba. È ancora una merda. Ora andiamo a cercare uno scooter. Eccoci qua sul nostro nuovo mezzo. E conquistano la pole position nell'incrocio a 15 corsie. Beh, è il nostro sfidante. 4. No, 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 vai, no, faccia barato. La stiamo tallonando. Superata. Vecchio, sembra che stai facendo il gran premio. Allora, noi al ponte con la mano ci siamo arrivati. Però la situ è questa. Questi giorni ci stanno mettendo a dura prova, ma noi non molliamo. Sarebbe là. Qua c'è anche il fresco di zona. Già lo sai. Comunque era quello lì. Abbiamo deciso che 40 euro per andare a vedere il ponte con la nebbia non vale la pena, quindi abbiamo pensato di far decollare il drone e magari vedere dall'alto. Thank you. Dai, perro. In questo posto faremo una cooking class. Prepareremo il nostro pranzo. Molto contento. C'è qualche appassionato di acquari qua. Vuol dire che questi pesci devono venire molto vicini per essere visti. Comunque devo dire, a parte il mezzo, qua è carino. Vuole provare a toccarlo anche lui per dare la dimostrazione che non è basso. È bravo. Chittati con i grembiuli e mais adesso ci fa la lezione. Mesla lì. Adesso noi con mais invece cosa facciamo? No, prendiamo gli spring roll però. Yeah. Cioè, raga, di che cazzo stiamo parlando? Guarda che. Guarda qua. È il momento di cucinare. Mia mischia. Freezer. Questa è una nuvola di drago. Guarda che si draghizzano. Sono i nostri spring roll. Momento spring roll. Come si chiama questo, Bonnie? Si chiama Banseo. Banseo. Cotto e mangiato. Bello il centro di Hoi An, sembra di essere a Valeggio sul Mincio. Ma voi, non avete mai visto uno zampirone grande così? Credo sia uno zampirone. Vabbè, certo che non è uno zampirone, è un incenso però. Un momento, prova il durian. Così schifoso? A me non è piaciuto. Ho riassaggiato anch'io. Il gusto più vicino al durian, secondo me, è il vomito. No,
Ferrara, this is Italy. Our city is here. What's your name? What's your name? No, your name. Mattia. Guarda la mia candelina là come va. Io non so il perché, ma qua tutte le famiglie fermano Bonnie per parlare in inglese con le figlie. È già la terza bambina. Thank you. Questo è un posto bellissimo. Questa Oiana è veramente super approvata. Bene, abbiamo un tema. Non sappiamo più dov'è lo scooter. Abbiamo recuperato le nostre robe lavate. Sole 6 ore dopo. Ho temuto che la mia l'avesse presa Lars. Cenetta in questo locale super ben recensito con birra a ben un euro. E abbiamo preso dei piatti. La tipa ci ha detto forse è meglio che ne prendiate qualcuno in meno. Ok, ho capito. Io vorrei partecipare a questo karaoke privato. Rivelazione Da Nang, veramente, veramente bello. Ah, ma che è una batteria da park! Oh, qua c'è una bella batteria di Aragoste. Abbiamo visto questo posto sulla strada e non ci potevamo non fermare. Porca puttana! Pazzesco! Voglio mangiare ancora! No, vabbè, muoio. I pesci palla? No, vabbè, raga, cioè, non so se vi rendete conto di che cosa cazzo c'è qua dentro. Cioè... le canocchie dinosauro. Questo voglio domani, questo voglio. E la Madonna. I king crab. Questa qua cos'è, una cicala di mare? Nata con un meteo incredibile. Passiamo praticamente gli unici europei. Ah sì, direi gli unici europei. Ed eccoci qua. Ma che cazzo. Marble Mountain non ci convince, quindi torniamo in centro ad Anang. Ci siamo fermati a prendere un caffè prima di andare in bagno. E mi sa che sono a casa di qualcuno. Non sono certo. Che sfida. Qua però abbiamo preso il miglior caffè in Vietnam. Oh, per la rubrica delle cose belle, oltre il tempo, abbiamo bucato. Il nostro è arrivato il gommista. Panca del Vietnam. Buco. Ma il baffo che c'ha. Senza ciuffo. Da lì al bus. Allora abbiamo risolto la partita della gomma bucata con la modica cifra di 2 euro. E quindi abbiamo deciso di premiarlo, di dargliene 4 di euro. Cazzo. What's your name? My name is Tai. Grazie Tai. Ci hai risolto un bel cazzo di problema. Il tempo è anche uscito il sole. Siamo, abbiamo il numero di telefono di Dai e ce l'ho anche su Facebook. Grosso. C'è una canocchia. Porca puttana. Questo è il nostro pranzo. Qui e anche qui. Beh, questo servizio che ci apre il gambero è top però. È arrivata anche una canocchia. Quello qua è il campo di battaglia. Io e Teodoro siamo venuti anche a una mostra d'arte qua. Giro vagando a caso, abbiamo trovato anche una chiesa rosa. Prendendo l'aereo per Ho Chi Minh e guardiamo la Società della Neve. Imperfetto per partire. Non so se. Ci ha dovuto spendere ben 4 euro in più rispetto al grado. Sono molto amareggiato. Sera per Mattia stavamo qua fino alle 3 di notte per 4 euro. 4 euro su 8 sono il 50% in più, eh. Onassis. Allontano. Migliora, tranquillo che migliora. Vabbè. Malfidente. Colazione, ma soprattutto finalmente il sole. Italia in realtà è meglio di quanto sembrasse. Adesso andiamo a fare una seconda lavatrice. E niente, qua c'è anche Massacro Teodoro. Massacrato. Ho appena firmato il contratto qua. Ciao, abbiamo parcheggiato, adesso andiamo a vedere questo. Eccoci allo Spring Festival. Però è bellino, tutto colorato. Poi c'è anche una competizione di bonsai qua. Guarda che roba. Ma poi proprio belli. Questo qua ha vinto un premio. Sti è brutto, bello?
Momento del pranzo al parco. Tutto sto zavaglio qua. Ho pagato 190, significa circa 6 euro. In due. Good. Good. Ciao, hello. Welcome Vietnam. Yeah. Dopo le fatiche degli ultimi giorni è giunto il momento di relaxarsi un attimo in piscina. Buon vista città. Guarda, Theodore, una chiesa rosa. C'è anche il Cristo Redentore là. Hopla. Il posto preferito di Matteo, questa qua, costa neanche un euro, tipo 70 cent. Mare! Ero convinto fosse là. Spiegaglielo a te, Vlog, che ti ha fatto un casino da male. Cara, cosa hai fatto? Fame, fame noi. Laura, il pollo vegano, buonissimo il pollo vegano. Ale! Grazie a Buirien. Era un po' che non sentivamo questa sensazione di mascherina sulla faccia, ma dopo sole 2 ore di scooter siamo arrivati al Cucci Tunnel. Sto provante. Teodoro! Siamo arrivati. Siamo arrivati nella giungla, dove i Viet Cong combattevano contro l'esercito americano. Siamo pronti ad andare nel buco. Porca merda. Soffri di claustrofobia, Bel. Abbaffa il culo. Bel. Yobo. Tipo Napoli sotterranea. Ma passo. Non so se questo lo voglio fare, Matteo. Non ci stai. Ma ci stai dentro. Guarda la trappola. Ma ci vanno delle robe pazzesche sottoterra. Quello da 30 metri non lo facciamo, eh. Ci sono anche i carri armati, gli aeroplani. Fammi vedere. Dai, tirati via. Ma sì, dai. Sì, a 30 anni non so fare mettermi la crema. Dai, vai a prendere i bullet per sparare. Sweet home Alabama. Esce la gente traumatizzata, Matteo. Niente. Siamo arrivati. Ho fatto un casino da porco. Un bambino felice. Vai, Teodoro. Sulla strada del ritorno ci siamo fermati in mezzo a un camp ad riso. Ci fermiamo qua a mangiare. Speriamo di riuscire a raccontarlo. Cosa cazzo hai preso? Non lo so, lo assaggiamo. L'ha chiamato Ma chissà che cazzo gli sta dicendo là. Ma facciamo un caffettino qui. Qui non costa niente nulla, ma le mele costano 2 euro al chilo. Rincasati. Beviamo una birra al tramonto. Ci siamo un po' ustionati, quindi abbiamo fatto la maschera. È un po' gay però. Olè. Per lavare 5 kg di roba abbiamo pagato quasi 3 euro. E con consegna domani direttamente in hotel. Fast food di Udon. Mi hai fatto sbagliare l'ordine. Cioè, ok, fa vomitare. Ultima notte a Saigon, ci siamo apparecchiati come dei veri pro e siamo arrivati come dei barboni. Siamo 5 stelle. Bella la hall. Ci ha dato una bella camera. Il letto è 2,20 m di larghezza. E qua ci abbiamo anche la view. Carino. Oh, questa è una piscina. Decisamente una piscina. C'è pure la gym. E il casino. Non so se rende. La piscina inizia tipo là. C'è questa infinity pool. Cosa ha perso Teodoro? Beh, direi che come piscina panoramica andiamo bene. Com'è Teodor? Siamo venuti a mangiare in questo posto molto carino. Ragazzi di fianco a noi sono in batteria. Io e Matteo abbiamo appena polverizzato 25 euro senza neanche rendercene conto al casino. È stato molto breve. Operazione di scocciamento. Oggi giornata di full relax perché stasera abbiamo il volo. Però direi che non ci va così male. Ok, thank you. Happy. Però Bonnie voleva venire a farci due foto al tramonto, eh? Mi sembra che non sia stato l'unico a avere questa idea. Dai sirenetta. Ah, non si tolgo dalle valle. Lui mi prende per il culo, però guarda dov'è. Ci siamo impossessati della punta. C'ho anche una ripresa dalla water. Molto beautiful. Adesso aspetta birra. Visto che ti è piaciuto siamo tornati qua a mangiare che sta pelda Matt. Eccoci qua in aereo sul volo di ritorno. Sono le ore 5:42, siamo a Dubai. Stiamo passeggiando allegramente in attesa del nostro check-in e abbiamo trovato una moschea. Abbiamo preso una metro, c'è odore di forte. Porca troia. Abbiamo noleggiato un mezzo. Niente, la nostra macchina non c'era, ne abbiamo preso un'altra che ce la portano direttamente in hotel. Quindi un
po' di relax. Si è fatta giusto un po' attendere, ma è arrivato il nostro gioco. Ciao. E vai. Welcome on board this Ryanair flight. Siamo subito in sport qua, subito. Dai Teodoro, fai ruggire il motore. Oggi siamo venuti a mangiare in un locale che avevo già scoperto in un viaggio a Dubai. Molto spartano. Molto. Mi piace molto questo posto qua. Sono qua fuori dal ristorante Ravi. Mattia è sparito ormai 5 minuti dicendo che per pagare col banco ma doveva seguire un cameriere, ma è andato via di là. E invece eccolo lì. Perfetto, ho fatto l'ora di salire su questo strumento infernale. Oh, adesso faccio anch'io un giro sulla Canaro. Il 6000 turbo benzina ci ha fatto temere il peggio, ma ci siamo arrivati. Costa 60 centesimi al litro. Dai pallini. Ma che figata! Quel mezzo là. Bene, i ragazzi di Huracan Evo sono stati così gentili da accompagnarci al locale dove andiamo questa sera a fare serata. Perso il telefono! No! Che troia! C'è aria di riccanza qua, mi sa che ci spellano. Ma siamo messi qua? Siamo in bel posto. La Ferrara col furgone. Siamo arrivati al nostro gate. A Dubai ci vogliono veramente 2 ore da quando entri in aeroporto, quando arrivi al gate. Incredibilmente Teodoro è riuscito a passare. I nostri bagagli, così come il nostro volo, sono arrivati a destinazione. Questa avventura è finita. Ti dirò, c'era più freddo da noi. Comunque siamo arrivati a Venezia, c'è un'anima pia che è venuta a trovarci ed è... Grazie. Penassi. Ci vediamo nel prossimo vlog. Al prossimo vlog.